considerazione non può non partire da Viola, non solo per lo splendido gol di tacco che ha segnato, ma perché questo è un giocatore che si rivelerà sempre più indispensabile per tagliare il traguardo della salvezza. Il fatto che sia ritornato su questi alti livelli di rendimento depone assolutamente a suo favore, perché premia l'abnegazione, la determinazione di Viola, che ha saputo superare anche momenti difficili legati agli infortuni che ha patito. Detto questo, il pareggio ottenuto a Bologna è un risultato che vale doppio, per il modo con il quale è stato ottenuto, in condizioni climatiche peraltro certamente non benevole, ma che conferma la tempra della squadra, soprattutto nei confronti di una formazione che è una diretta avversaria nella rincorsa alla zona della tranquillità. Ecco, Roma, Napoli, Juventus, Milan, e poi ci saranno gli scontri diretti soprattutto al Ciro Vigorito. Questo è il cammino della squadra di Pippo Inzaghi. Beh, è un cammino che noi conosciamo bene per quanto concerne la positività del girone d'andata, un cammino che non deve assolutamente spaventare, proprio per la solidità che la squadra di Inzaghi ha mostrato sul campo del Bologna, tale da suscitare anche le recriminazioni di Mihajlovic nei confronti della sua squadra, che non ha giocato certamente una grande partita, anche perché limitata nella sua manovra offensiva dal gioco del Benevento di Inzaghi. Quindi io penso che questo calendario sia un calendario certamente duro, ma se diamo un'occhiata a ciò che sta accadendo sul fondo della classifica, scopriamo che 9 sono i punti di vantaggio del Benevento sul Cagliari terz'ultimo, e quindi passo dopo passo la formazione sannita prosegue lungo la strada che deve portarla alla salvezza. Questo sarà un campionato molto equilibrato anche per quanto concerne la rincorsa verso la zona della tranquillità. Forse solo il Crotone allo stato attuale è la squadra messa peggio. Cosa potrà cambiare dal punto di vista del rendimento della squadra, dal punto di vista delle marcature, con l'innesto di Gajić? Beh, dipende da Gajić, dipende da lui, certo. Dipende dall'apporto che potrà dare, perché è un investimento che il Benevento ha fatto sul talento di questo giocatore. E sappiamo bene come il problema che la squadra sannita voglia risolvere sia quello di garantire una maggiore prolificità dell'attacco, perché è chiaro che 25 reti segnate in 22 partite non siano quelle che Inzaghi si aspetta dalla sua squadra. Però, ripeto, è importante continuare a fare risultati positivi, e questo pareggio vale doppio. Grazie Xavier, buon lavoro e a presto. Grazie a voi, buona serata da Tutto Sport.